Oggi siamo nei depositi della Galleria Borghese ed esaminiamo questo dipinto bellissimo di Scipione Pulsone, raffigurante la Sacra Famiglia. Innanzitutto, chi è Scipione Pulsone? È un pittore del Cinquecento, nato a Gaeta negli anni 40, formatosi a Roma, che deve la sua rivalutazione, la sua scoperta a un grandissimo storico dell'arte italiana del Novecento, Federico Zeri, che alla fine degli anni 50 dedicò a lui un libro fondamentale. Scipione Pulsone divenne allora l'artista chiave della pittura dopo la Controriforma. Come a tutti è noto, la Controriforma ebbe grande attenzione nella revisione delle immagini sacre, grande attenzione che fossero corrette rispetto alle fonti, ma anche dovendo assecondare la preghiera, la meditazione, la contemplazione, tendessero un po' all'astrazione, perché il fedele si doveva allontanare dalla realtà. Questo dipinto è per l'esattezza un perfetto esempio di questa evoluzione della pittura. Se noi lo confrontiamo con alcune importanti sacre famiglie della prima metà del Cinquecento, per esempio le due celeberrime Madonna della Perla e Madonna di Francesco I di Raffaello, dove compare esattamente lo stesso gruppo di personaggi disposti attorno alla culla in primo piano come oggetto centrale, la differenza salta all'occhio. Raffaello pone la scena dinanzi a uno sfondo di paesaggio. Scipione Pulsone colloca la scena in uno spazio non definito, anzi definito semplicemente dai corpi e dalla luce. La stessa culla asseconda quelle che sono le richieste tridentine. Come ve la vediamo, è estremamente spoglia, senza decorazioni, molto sobria, quasi scabra. Il dipinto è sicuramente un'attestazione della grande capacità di Scipione, che riesce a fare questa pittura levigata, dai colori intrisi di luce, con estrema grazia e delicatezza. Aspetto che gli valsero la fama di ritrattista nella prima parte della sua carriera, e Scipione Borghese lo dovette apprezzare proprio per questo, perché nella sua collezione, sappiamo, possedeva alcuni ritratti di dame di Scipione Gaetano. Quest'opera è in collezione dal 1650, però fu eseguita tra il 1588 e il 90, un'epoca incompatibile con una committenza diretta di Scipione Borghese, che all'epoca era troppo giovane. E quindi, come al solito, ci troviamo al problema chiave: da dove viene quest'opera? Allora, proviamo a fare un'ipotesi. Rileggendo Manilli, la descrizione appunto della villa del 1650, si parla di Madonna con Gesù, San Giovannino e altri santi. Non viene nominato il San Giuseppe. Se andiamo a osservare attentamente questo San Giuseppe, notiamo che ha un abito scuro con collarino bianco che fa pensare quasi a un abito talare. Ma soprattutto quello che ci colpisce è la fisionomia, il personaggio con questi zigomi molto pronunciati, questa tipologia di barba corta, canuta come i capelli. Chi ha esperienza di iconografia dei santi non può fare a meno di pensare a un personaggio molto importante del Cinquecento, San Filippo Neri, fondatore della Congregazione dell'Oratorio, canonizzato nel 1620 proprio da Paolo V Borghese. E soprattutto nella chiesa madre di questo ordine a Roma, Santa Maria in Vallicella, Scipione Pulsone dipinse negli anni 80 una bellissima pala tuttora in loco con la crocifissione. La tentazione, l'ipotesi potrebbe essere quella di pensare che l'opera fosse stata creata in ambito filippino e poi in seguito giunta nelle mani di Scipione Borghese, che da grande intenditore d'arte non poté che rimanere folgorato dalla bellezza e dalla qualità artistica dell'opera.